Siamo agli albori della modernità, siamo nella stagione dei conquistadores. Si pone a quel tempo come urgente una domanda filosofica e teologica. Che fare di queste popolazioni che incontriamo sulla nostra strada? Possono essere massacrate, come di fatto verrà fatto, o sono esseri umani come noi, portatori di uguale dignità e quindi di uguale rispetto? Si apre un dibattito, un teologo cattolico, Sepulveda, legittima lo sterminio degli indios con l'argomento del buon universalismo, che in realtà buono non è. I nostri valori sono buoni, i valori di queste popolazioni indigene sono barbari, addirittura commettono gesti inqualificabili da un punto di vista cristiano, sicché è giusto, in nome del giusto, appunto, imporre i valori universalmente buoni della nostra civiltà. E quindi viene legittimato in tal maniera lo sterminio degli indios. Questa pratica ritorna con una certa costanza nella storia dell'Occidente fino a tempi non molto remoti, se considerate bombardamenti non troppo lontani nello spazio e nel tempo. Risponde però a Sepulveda un altro teologo cattolico, Las Casas, il quale decostruisce alla maniera di Trasimaco, ma al tempo stesso senza cadere nell'errore di Trasimaco, mantenendosi più su un fronte socratico, vorrei dire, decostruisce la narrazione di Sepulveda, mostrando come effettivamente siamo al cospetto di un cattivo universalismo in questo caso. Quale giustizia può esservi nel massacrare donne e bambini, nel dar fuoco ai villaggi? Dice Las Casas. Ma come possono i conquistadores agire in nome di Dio e dire di conoscere loro il vero Dio nella misura in cui agiscono essi per primi contro ogni volontà divina? Questa narrazione con cui Las Casas decostruisce la narrazione di Sepulveda è interessante perché ci permetterebbe oggi di decostruire analogamente molte delle narrazioni che si propongono come egemoniche. Solitamente oggi la riduzione al barbaro di colui che si è già preventivamente deciso di sterminare avviene nella forma che il filosofo della politica, Leo Strauss, chiamava la reductio ad Hitlerum. Se tu riduci l'altro al rango di novello Hitler, allora diventa per ciò stesso possibile procedere secondo il modello Hiroshima, ossia il bombardamento legittimato. È la storia dall'89 ad oggi di un ritorno di novelli Hitler che in nome del buon universalismo preteso tale dell'Occidente vengono abbattuti.